Dicevo, ricapitolando, se si può tornare, si può riconquistare un ex, sì, ovviamente attraverso un cambiamento. E quando vale la pena riconquistare un ex, per concludere, quando tutti e due hanno capito cosa li ha fatti lasciare, cosa devono imparare da quell'esperienza e ovviamente quando sono anche riusciti a capire e a praticare questo cambiamento. Il cambiamento non va forzato, questa cosa è importantissima. Il cambiamento non va forzato, il cambiamento accade da solo quando una persona capisce cosa la stava tenendo ferma, cosa ha causato quella situazione che non gli piace. Ok? Comportarsi sempre allo stesso modo, pensando che accada qualcosa di diverso, è da stupidi. Citazione, non mi ricordo se Oscar Wilde, Gandhi o qualcuno, insomma, di famoso. Comunque, è così. Quindi, se una persona non riesce a capire cosa la sta tenendo in una certa situazione, non riesce ad indagare e automaticamente ad evolvere, se ha capito veramente, evolve, se no, no, rimane uguale, trova giustificazioni, eccetera. Se una persona riesce a farlo, può riconquistare l'ex e può anche avere una relazione spensierata. Tante volte, non dovrei dirvi questa cosa, ma tante volte può succedere anche se lei non ha fatto nessun percorso di miglioramento, perché certe volte è sufficiente che uno abbia fatto un cambiamento, però deve essere un cambiamento radicale, proprio epocale, altrimenti se è un cambiamento leggero non è sufficiente per compensare l'altra persona che magari non ha fatto un cambiamento. Ok? Quando l'altra persona non fa un cambiamento, aggiungo la postilla, quando l'altra persona non fa un cambiamento e noi la amiamo veramente tanto, abbiamo fatto veramente un passo oltre, possiamo, se questa persona vuole, stare assieme e anziché soffrire quando questa persona mette in atto dei comportamenti magari un po' dannosi, riuscire a capire come fare ad evitare di farsi risucchiare da magari qualche vortice negativo. Ecco. Allora, specifichiamo, di norma, chi è dentro l'ambito della crescita personale o comunque ha iniziato queste dinamiche da poco, di solito non deve fare enormi cambiamenti, deve fare passettini, quindi in quel caso là sì. Chi invece è dentro l'ambito della crescita personale o comunque del miglioramento attivo da tanto tempo, magari i piccoli passettini li ha già fatti tutti e quindi adesso è ora di fare quelli grossi e di conseguenza in tanti casi può essere più complicato. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale se non sei già iscritto, clicca sulla campanella per attivare le notifiche e poi condividilo con degli amici che pensi che possano beneficiare di queste informazioni. Inoltre, ti ricordo che questi video sono estratti da delle dirette che vengono fatte sul mio gruppo Facebook, Vero Uomo, Crescita Personale e Relazionale. È un gruppo segreto, puoi entrare e viene rispettata ovviamente la tua privacy. È un gruppo per soli uomini che vogliono lavorare sulla crescita personale e relazionale. Quindi trovi il link qui in descrizione insieme ai link anche dei miei prodotti che trovi sul mio sito danielacoin.it e ti invito appunto a darci un'occhiatina e ti aspetto nel gruppo. Ciao, grazie!